Eccoci qua, buonasera a tutti e bentornati ai nostri appuntamenti con i mercati finanziari, come sempre in compagnia dei nostri ospiti esperti di mercati e di soluzioni di investimento. Oggi ho il piacere di ospitare a WebSim Jacopo Fiaschini di Fontobel. Buonasera Jacopo, grazie per essere con noi. Ciao Michele, sempre un piacere. Ciao anche Diego e un saluto a tutti. E appunto l'altro ospite è Diego Toffoli, che è il nostro responsabile advisory e gestione, quindi responsabile advisory e gestione Intermonte. Grazie Diego per essere con noi questa sera. Ciao Michele, ciao Jacopo e buonasera a tutti i partecipanti. Ormai countdown alla fine dell'anno, quindi cercare di capire un po' come cominciare a impostare il portafoglio per il prossimo anno è sicuramente un tema caldo, un tema importante. In realtà oggi vedremo questo, ma vedremo anche come chiudere per alcuni aspetti in bellezza quest'ultima parte ormai residuo di anno che rimane. Ecco, come al solito, mi raccomando, per noi è importante che facciate domande, quindi è importante, insomma, che ci sia una collaborazione tra le parti, quindi non fatevi problemi, qualsiasi cosa chiedete, perché appunto anche per i nostri ospiti il webinar così diventa più piacevole, quindi veramente non siate timidi, non fatevi problemi, anzi, domandate tutto quello che volete, insomma, tutte le curiosità che volete togliervi, toglietele. Allora, io direi però che, appunto, siccome il tempo è tiranno, partiamo, diamo prima, la parola a Diego, e quindi ti chiederei, Diego, magari, beh, facciamo un po' di contesto, che comunque mai non guasta e non fa male, so che piace ai nostri amici investitori, quindi cosa sta succedendo, quali sono le tematiche chiavi anche per leggere il prossimo anno e poi appunto spiegaci un po' tu come imposteresti il portafoglio per l'anno prossimo. Perfetto, grazie Michele. Allora, sì, ci stiamo avviando verso la chiusura di questo 2023, che è stato, direi, un anno sorprendente per le performance del mercato azionario, soprattutto. Diciamo che è andato molto meglio delle aspettative di quanto si pensava ad inizio anno. Dall'altro lato, abbiamo sofferto un po' tutti sul mercato dei bond, sul mercato obbligazionario, visto che abbiamo visto tutti i tassi salire fino al mese scorso, e quindi ha fatto un po', diciamo, soffrire nell'asset allocation della parte obbligazionaria. Diciamo che bah, allora, la motivazione, prima di andare a vedere un po' quello che potrebbe essere, quali sono le aspettative sul 2024, diciamo che le due variabili che hanno effettivamente un po' sorpreso il mercato e che hanno portato a questa performance dei mercati sono state principalmente due. Uno è stata un po' sottostimata quella che era la capacità, quello che era il risparmio in mano ai consumatori accumulato ancora nella fase di pandemia, quindi è stato utilizzato ancora nel corso del 2023 per aumentare i consumi per la spesa. Si parlava ancora di quasi più di 2 trilioni e mezzo da parte dei consumatori messi da parte per queste spese. E dall'altra la manovra fiscale, cioè la manovra fiscale messa in piedi soprattutto negli Stati Uniti da Biden per la lotta contro appunto, questa diciamo, possibilità di recessione per investimenti anche sulle energie rinnovabili. Hanno dato una spinta forte ai mercati. Infatti, abbiamo visto nel corso di questo anno anche come il deficit da parte degli Stati Uniti sia esploso proprio con tutto per venire incontro a queste manovre. Queste sono state le due variabili che hanno spinto al rialzo dei tassi. Abbiamo visto alla fine sia in US 3 giorni e 10 anni, che ha raggiunto il 5% di rendimento e molto simile anche a tutto l'andamento in Italia del BTP, e dall'altro abbiamo visto un aumento dei consumi, le performance alla fine, se andiamo a vedere un po' tutti gli indici azionari da inizio anno, abbiamo in Italia siamo sopra il 20%, grande performance del Nasdaq sopra il 30%. Ora, queste due variabili a nostro avviso verranno un po' meno nel corso del 2024, nel senso che questo quello che ha avuto un po' il risparmio dei consumatori è andato un po' a scemare, e dall'altro anche queste manovre fiscali sono state implementate ovviamente
Abbiamo due cose. Uno, abbiamo l'anno prossimo sarà l'anno delle elezioni in America, quindi ci potrebbe essere proprio un po' di ostacolo da parte dei repubblicani per favorire nuova spesa in deficit, per evitare che siano in realtà un finanziamento alle elezioni. Dall'altro, appunto, effettivamente il deficit americano e il debito sta esplodendo, quindi non possono permettersi grosse manovre, avranno effettivamente anche molte emissioni da fare sul mercato del bond. Quindi queste due variabili potrebbero frenare in parte la crescita del mercato. Quindi si è parlato molto di un 2024, in realtà già si parlava nel 2023 di una possibile recessione. Ci sarà questa recessione o non ci sarà questa recessione? In realtà l'idea adesso nostra, un po' del mercato, è quella che ci sarà un rallentamento della crescita economica, ma non andremo più in recessione. Abbiamo visto ad esempio, se vogliamo fare magari una prima slide, Sì, tra l'altro voi le immagini le vedete? Perché una persona mi dice non ho le immagini, Io però vedo correttamente, Michele. quindi, boh, Sì, anche io le vedo, sì. potrebbe essere un problema tuo perché a me mi dà che è tutto preciso, loro vedono, se qualcun altro vuole scriverci se ha problemi a visualizzare le slide, almeno ci rendiamo conto, però intanto tu Diego fai pure. Sì, diciamo che nel corso anche di questo mese la crescita del PIL sia in Europa e poi in questo caso qui è una slide che rappresenta quello che sono le previsioni della Commissione europea, ma anche negli Stati Uniti si prevede una crescita comunque del mercato, quindi non si parla di recessione ma magari di rallentamento. Queste stime però sono state riviste al ribasso rispetto a quelle che erano le stime di metà anno. Quindi un rallentamento sì, recessione direi la escluderei. Quali sono le due variabili? Ecco, nel corso del 2023 teniamo conto, questa è una visione un po' del PIL a livello europeo. Nel corso del 2023 il GDP mondiale crescerà circa del 2-7%. La parte forte l'ha fatta gli Stati Uniti, proprio grazie a queste manovre fiscali. E probabilmente gli Stati Uniti saranno anche il mercato che andrà bene, a nostro avviso, nel corso del 2024, meglio dell'Europa, proprio perché è molto più dinamica nell'interpretare quelle che sono le crisi, nell'attuare le manovre ed uscirne. Quindi, quali potrebbero essere gli elementi che porteranno comunque a una crescita negli Stati Uniti? Beh, è vero che stiamo vedendo un rallentamento, ad esempio gli ultimi dati sulla disoccupazione vedono un leggero aumento della disoccupazione, ma il mercato del lavoro resta ancora molto forte. L'inflazione, possiamo vedere anche nell'altra slide, ecco, l'inflazione è stata la variabile principe che ha spinto a rialzo i tassi nel corso del 2023. Abbiamo assistito alle varie riunioni fatte nel corso dell'anno sia da BCE che da Fed, dove in realtà seguivano un po' i dati quello che si dà un po' conto a questa parte centrale è il fatto di aver accelerato un po' troppo nel rialzo dei tassi. Diciamo che comunque questa manovra oggi sembra funzionare, nel senso che qui si vede come gli indici e i prezzi alla produzione e anche al consumo stanno scendendo e stanno scendendo con una velocità, una forte velocità, quindi così come sono saliti stanno scendendo. L'idea è che dopo questa prima fase di discesa forte, probabilmente nella prima parte del 2024, l'inflazione si stabilizzerà, quindi l'altro elemento da considerare, dato che le banche centrali si muovono in base, guardando i dati, no? Data dependent, come abbiamo sentito più volte nelle riunioni, in base data sull'inflazione, è probabile che avremo nel prossimo 2024 un'azione delle banche centrali sui tassi che andranno a tagliarli. A nostro avviso questo taglio non arriverà prima di metà anno del 2024, quindi potremo avere una fase di stabilizzazione dei tassi, una fase di inflazione che scende ma con una velocità un po' più bassa rispetto ad adesso, un'economia sostenuta
appunto da ancora consumi da parte diciamo della gente, perché sì, è vero che il risparmio è finito, ma l'occupazione resterà comunque buona, e anche con i salari reali ti permetteranno comunque di mantenere un certo livello di spesa. Quindi direi rallentamento, recessione no. Infatti, se andiamo a vedere anche quello che è un po' oggi, no? Questo è un sondaggio che è stato fatto poco tempo fa da Boffa, riguardo a quelli che possono essere i rischi principali che vedono gli investitori sul mercato, e si vede come appunto sono cambiate le aspettative un po', come tutti cerchiamo, siamo condizionati un po' dagli ultimi eventi che accadono. Quindi abbiamo visto lo scoppio della guerra Medio Oriente, e ovviamente questo è stato un po' l'elemento del rischio che oggi il mercato vede di più per i prossimi mesi. In realtà, dagli ultimi sviluppi, sembrerebbe anche l'elemento geopolitico si stia un po' calmando. Ecco, questa è una delle variabili effettivamente poco prevedibili per il 2024. Potrebbe avere un acuirsi o, diciamo, una risoluzione della situazione. Quindi, al momento, questa seconda opzione sembra più probabile, il rischio anche di una recessione, sì, diciamo, è salita, ma si mantiene, diciamo, sul livello degli ultimi mesi. Quindi, anche nella slide successiva si vede come, diciamo, l'idea di fondo del mercato è che avremo un soft landing, quindi una recessione mite nel corso del 2024. Quindi, chiamiamola più un rallentamento economico. Quindi, diciamo, banche centrali che agiranno sui tassi nella seconda parte del 2024, i future oggi stimano un taglio che va intorno ai 50 basis point. Ecco qua, in base anche un po' a quelli che sono i dati che stanno uscendo, si oscillava tra un 25 basis point e un 75 basis point. Abbiamo un'inflazione che continuerà a scendere, ma in modo meno marcato, e quindi questo condizionerà un po' quelle che sono le banche centrali, e un PIL che abbiamo visto che comunque crescerà sia in Europa che negli Stati Uniti. Come dicevamo prima, vediamo una maggiore crescita negli Stati Uniti rispetto all'Europa, proprio perché allora, l'Europa sta agendo con le banche centrali in modo simile alla Fed, agendo sui tassi. Però abbiamo ad esempio la Germania, che è un po' la locomotiva europea, che è il mercato che sta soffrendo di più. Soffre di più perché da un lato abbiamo la Cina, che quest'anno ha fatto molto male e che sta cercando di uscire da una situazione non facile, soprattutto per crollo che ha avuto del mercato immobiliare. Ricordiamo tutto che il mercato immobiliare in Cina conta quasi per 2/3 del PIL, con tutto l'indotto che c'è dietro, e anche perché l'economia tedesca è un'economia basata molto sulla manifattura, quindi dipendente anche da tassi e appunto dalla Cina. Mentre sono andati molto bene le società tech, come detto, nel Nasdaq, dove in realtà l'esposizione del mercato tedesco non è così ampia. Quest'anno, perché ha dato bene, ad esempio, anche il mercato italiano, grazie anche alla compressione dell'indice principale, dove c'è un grosso peso da parte delle banche, e ovviamente abbiamo visto che l'aumento dei tassi di interesse ha aumentato gli utili e i profitti da net interest income delle banche. Questo ovviamente ha finalmente fatto recuperare parte del terreno di queste banche che avevano delle valutazioni veramente depresse. Quindi, diciamo, questo per quanto riguarda gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti, secondo noi, un po' meglio dell'Europa. E poi Diego ti faccio una domanda, eh? Finisci, poi ti faccio una domanda. Cina,
secondo noi, ecco, Cina era uno dei temi caldi all'inizio del 2023, un po' più Ecco, era questo. questa la domanda, Diego. Ecco, nel 2023 ricordiamo un po' tutti, perché è giusto mettere anche un po', no, perché che sono le previsioni che poi dopo non si avverano, no? Era rimasta indietro per l'effetto Covid e si pensava che potesse recuperare in tempo, nel 2023, questo gap con gli altri paesi. In realtà non è stato così, perché è stata un po', diciamo, travolta dal problema del real estate, che mi ha portato anche al fallimento di diverse società. Ha attuato diverse manovre nel corso della seconda parte dell'anno per cercare di sostenere il mercato. A nostro avviso, un po' contro tendenza, la Cina potrebbe effettivamente sorprendere adesso un buon performance nel 2024, perché queste manovre adesso le stanno applicando. Andiamo a vedere un po' l'andamento dei metalli industriali, che stanno recuperando bene. Di solito è una buona proxy, un leading indicator dell'economia cinese, dato che molta della spesa per la construction e molta della spesa per nel mining, eccetera, arriva dal mercato cinese. E infine, diciamo, anche il Giappone è un'economia che finalmente sta un po' uscendo dalle secche. Ha fatto molto bene quest'anno, ma diciamo arriva appunto da 30 anni di deflazione, stagflazione in realtà, e quest'anno non sembrava neanche vero ai giapponesi appunto, di vedere appunto, un rialzo dell'inflazione. A differenza dell'Europa e degli Stati Uniti, loro sono potenti e vorrebbero che l'inflazione salisse ancora. Per questo probabilmente saranno gli ultimi, o probabilmente non agiranno sui tassi. Quindi non li abbasseranno, ovviamente li alzeranno. Questo da un lato dovrebbe rafforzare lo yen nel corso del 2024, dall'altro un aumento dell'inflazione dovrebbe quindi portare a un aumento dei salari e di conseguenza un aumento dei consumi. Quindi potremmo effettivamente avere ancora un buon anno per il mercato giapponese. E l'ultima cosa, su proprio il Tokyo Stock Exchange, nel corso di quest'anno, nella seconda parte dell'anno, ha diciamo, messo in piedi un paio di manovre, cioè ha detto alle varie società quotate ovviamente che la loro valutazione ovviamente è troppo bassa visto quanto quella del book value, quindi o decide in qualche modo di riportare un po' sul prezzo o si delistano. Quindi sono partite tutta una serie di buyback che probabilmente proseguiranno anche nel corso del 2024, o di distribuzione di dividendo, proprio per valorizzare un po' di più questa società. Quindi, venendo un po' all'asset location di quello che potrebbe essere. Esatto, illuminaci, illuminaci. Intanto ringrazio Stefano per la domanda e mi raccomando, insomma, ecco, vedo che ne è arrivata un'altra. Allora ti interrompo, leggiamo prima questa domanda. Visto la performance dell'indice S&P 500 che è stata quasi esclusivamente dovuta alle big, compie oltre 30 utili, ok, pensate che ci sia una rotazione settoriale per sostenere il mercato a stelle e strisce? Converrebbe puntare sulle società, bella questa domanda, bravo Stefano, del Russell 2000 che sono state abbattute del 50-70, molto bella questa domanda, 80%, a te Diego. Sì, allora, buona domanda. Effettivamente, stiamo guardando il Russell 2000, stiamo effettivamente iniziando anche a fare posizione, nel senso che il Russell 2000 e quelle che sono state poi, anche andiamo a vedere in Italia, anche i mid small cap, quest'anno hanno fatto l'indice Stardent, hanno fatto tutti molto male. Il motivo principale, per farla in modo sintetico e molto semplice: tassi che salgono non vanno bene, non fanno bene alle piccole società, piccole e medie società, perché ovviamente sono società molto start-up, società grow, che hanno bisogno molto di crescere, quindi hanno bisogno di finanziamenti, più salgono i tassi e più ovviamente si trovano in situazioni problematiche. Quindi, dato che la visione è un po' quella di discesa dei tassi nel corso del 2024, effettivamente potrebbe essere un anno di recupero da parte delle small cap, quindi del Russell o anche in Italia. Ricordiamo che alla fine il Nasdaq, cioè in realtà i tassi che scendono fanno
farebbero bene anche al settore tecnologico, perché in realtà quest'anno il Nasdaq è andato bene nonostante i tassi siano saliti, perché se andiamo a vedere la performance è stata fatta dai primi 7 o 10 titoli, sono queste big americane, dove in realtà sono dei titoli che hanno una grossa potenza di cassa e quindi di cui non avevano nessun problema di finanziarsi, perché si finanziano da soli, e quindi era in realtà quasi un bene rifugio come tipo di investimento, perché ovviamente società che anche in situazioni di tassi alti non soffrono. Quindi sicuramente il RAS potrebbe essere un asset da guardare. Ok, allora direi veniamo all'asset Tornando allocation. appunto a quello che potrebbe essere una asset allocation, vabbè, lo leggiamo un po' da altre parti. Comunque, sicuramente dovrebbe essere un anno buono per il mercato dei bond. Nel corso del 2023 i bond hanno sofferto parecchio, stanno recuperando l'ultima parte. Una riduzione dei tassi dovrebbe favorire un recupero, ma al di là di quello o meno del recupero, andiamo a vedere che ci sono dei tassi di interesse molto buoni sia sulla parte autogovernativa sia sulla parte corporate. Quindi inserire in portafoglio, per chi non l'abbia già fatto, titoli governativi con rendimenti intorno al 4%, 4,5% è sicuramente interessante. Potrebbe essere una strategia quella del barbell portfolio, cioè avere portafoglio sia una componente di brevissimo scadenza, come può essere anche dei bot o obbligazioni un anno o due, che comunque, dato la situazione della curva, sono ancora molto interessanti, i rendimenti non sono molto distanti da un rendimento di 10 anni, e dall'altro mette invece una parte con una duration molto più lunga, in modo tale da sfruttare, nel caso in cui i tassi scendano, l'upside sul prezzo, perché ovviamente c'è un effetto leva, per cui più allunghiamo la duration, più un aumento dei tassi si riflette nell'andamento del prezzo. Quindi sicuramente una parte bond da inserire nel portafoglio, sulla parte una componente oro, che noi abbiamo sempre nei nostri portafogli, oggi l'oro è vicino a 2000 dollari all'oncia, l'abbiamo visto salire nel corso del 2023 nonostante tassi reali in rialzo, nonostante gli ETF non l'abbiano comprato, per motivi geopolitici, ma anche molto perché diciamo, le stesse banche centrali stanno comprando per eventualmente nuove crisi geopolitiche in futuro. Secondo noi andrà nel corso del 2024 a fare nuovi massimi, quindi è un asset da tenere in portafoglio. E sull'equity farei una distribuzione appunto tra Stati Uniti parte in Giappone, Europa, Italia, ovviamente, perché poi noi abbiamo un po' un focus anche sul mercato italiano. È vero che ha fatto il 30%, il 25% l'indice principale, però quali sono i settori che potrebbero andare bene e in cui l'Italia è effettivamente esposta? Con i tassi che scendono dovrebbe favorire il settore degli utility, dato che sono settori decisamente molto indebitati, e quindi favoriti da un ribasso dei tassi. Il settore tech, anche in questo caso, diciamo, favorito da un ribasso dei tassi. Ricordiamo che ci sono anche diversi titoli del mid cap, che in Italia fa parte un po' del settore tech, che oggi non hanno performato, o la stessa STM invece tra le large, visto gli investimenti che devono fare in Europa proprio sulla produzione di chip. Ricordiamo che qualche tempo fa, no, si parlava dopo il Covid di riportare in patria in Europa la produzione di chip, proprio per non essere più dipendenti dalla Cina, quindi questi investimenti stanno andando avanti. E il settore bancario comunque è vero che ha fatto molto bene, ma i tassi scenderanno sì, ma non torneremo come nel passato di 2 anni fa, tassi sotto zero o altri, i tassi rimarranno comunque su livelli che permetteranno alle banche di continuare a fare utili. Le valutazioni sono ancora interessanti, c'è tutta anche un M&A ancora in Italia, quindi sono i 3 settori in cui si potrebbe puntare. Magari un po' i ciclici o gli industriali potrebbero soffrire nella prima parte dell'anno proprio per questo rallentamento economico. Certo.
Abbiamo tra l'altro un'altra domanda, sempre Stefano che ringrazio, fa un'altra bella domanda, sempre per te Diego. Ritieni che sia un problema rinnovare il debito in scadenza negli USA visto che si dovranno emettere da qui a 12 mesi 8,5 trillions di titoli in scadenza? Le ultime aste a 30 anni non hanno riscosso un grande successo e questo potrebbe comportare un aumento dei tassi e non un ribasso come tutti si aspettano. Cosa ne pensi? Allora, sì, questa è una delle variabili da tenere sotto controllo, perché come dicevamo, gli Stati Uniti devono rifinanziare una grossa parte del debito, quindi ci saranno diverse emissioni. Ora, nel corso del 2023 ci sono state una parte, alcune aste accolte molto bene, altre un po' meno. C'è un problema anche, ad esempio, della Cina che ha venduto, comunque non ha rinnovato tutta una serie di asset in treasury che aveva per un po' di, diciamo, frizione tra i due paesi. Adesso in realtà, dopo che l'incontro Biden, Xi Jinping, sembra che si siano un po' riavvicinati, probabilmente perché anche la Cina ha bisogno del sostegno degli Stati Uniti per riprendere economicamente, quindi può darsi che riprendano anche loro. Anche qui gli acquisti treasury e magari sottoscrivere parte di queste aste. Quindi è sicuramente un fattore da monitorare e diciamo potrebbe creare qualche problema nella prima parte dell'anno. Poi dopo dall'altro, come diciamo, con l'inflazione che scende, potrebbero essere poi appunto le banche centrali a questo punto ad agire sui tassi e quindi portarli giù. Chiaro. Tra l'altro, appunto, ci chiede anche Lorenzo, no? Come la mettiamo con le guerre in corso? E poi, stanno arrivando un po' di domande. Allora, come la mettiamo con le guerre in corso? Beh, diciamo intanto, magari Diego, no? Ricordiamo che l'anno prossimo è un anno ricco di eventi geopolitici, no? Perché abbiamo le elezioni a Taiwan, quindi quella chiave già a gennaio, se non sbaglio, poi abbiamo le europee a metà anno, poi a novembre quelle americane, quindi. Diciamo, in questioni geopolitiche lì purtroppo la sfera non la possiamo avere, però sicuramente è un signor tema. Tu invece cosa, cioè, cosa, come risponderesti a questa domanda? Quindi più centrata sulle guerre che sono già in corso. Sì, allora, diciamo che di solito quando si fanno le previsioni poi tutti siamo un po' più Certo. influenzati dagli ultimi eventi rispetto a quelle passate. La variabile geopolitica è quella un po' più, è quella meno prevedibile, perché ovviamente un pensamento umano come agisce non si sa. Quindi ricordavi giustamente tu, avremo due eventi importanti, l'elezione a Taiwan da monitorare con attenzione. Però appunto dopo quest'ultimo incontro anche Biden e Xi Jinping mi sembra che sia un po' anche un incontro tattico per in proiezione di queste elezioni. Sulla guerra di Oriente, in realtà oggi come oggi sembra che stiamo andando verso una fase di assestamento, ma nulla si può dire. E elezioni europee, è vero, questo appunto, secondo me permetterà in realtà è diverso in tutti i paesi dell'Unione Europea di cercare di portare un po' di acqua verso il mulino per avere dei favori, tipo, non so, l'Italia che sta cercando di rivedere il patto di stabilità, la Germania che dal lato suo in realtà non può spingere troppo, visto anche gli ultimi problemi che abbiamo visto, no? Sul fatto che abbiamo utilizzato dei fondi per rifinanziare, per investimento, per la crescita economica che non avrebbero dovuto utilizzare. Quindi, e ricordiamo poi che l'anno in teoria delle elezioni americane è di solito un anno positivo per i mercati. Quindi sicuramente tutta una serie di eventi geopolitici da tenere monitorato e che sono difficilmente prevedibili, diciamo. Velocemente, che poi lasciamo la parola al buon Jacopo. Allora, ci chiedono se vuoi dire qualcosa sul settore biotech, come lo vedi, se hai una view. Non segui tanto forse il biotech, no? È un po' più No, in realtà no, non è un settore molto complicato che molto bisogna conoscere specifico. bene, dove in realtà hai delle performance e titoli in base a tutto ciò che viene introdotto, scoperto, quindi in realtà su quel settore non ho una view, non sono un esperto.
Sì, purtroppo lì è veramente una questione di, no, ci sono persone che fanno proprio quello, sono specializzate, se no parlare effettivamente diventa molto complesso. Petrolio, diciamo tu, fine 2024 come lo vedresti? Cioè, secondo te, insomma, petrolio l'anno prossimo, qual è la nostra view, come lo vediamo? Allora, il petrolio in questi giorni anche oggi sta calando, anche qui secondo me, allora dipende un po' anche dalla geopolitica, se andiamo verso un rilassamento di questa situazione geopolitica, quindi anche, non so, Russia-Ucraina, andiamo verso una soluzione, direi che il prezzo 70-80 dollari potrebbe essere effettivamente un prezzo range su o giù, ma dovremmo muoversi in questa fascia qui. Se le tensioni dovessero invece dovessero aumentare, e diciamo quindi l'OPEC o meno decidesse nuovamente di tagliare la produzione, direi che potrebbe facilmente tornare intorno a 100 dollari. Comunque, secondo me la fascia rimane tra 80 e 100, più vicino agli 80 che 100. Diciamo che lì dal lato della domanda bisognerà vedere un po' se l'anno prossimo ci sarà, non ci sarà questa recessione, quindi che impatto potrà esserci, no? Sì, Immagino. teniamo conto che a 70 dollari di solito gli Stati Uniti comprano per Le diciamo scorte, ricreare quelle scorte strategiche che hanno venduto per cercare di abbassare no? il Eh sì. prezzo. Quindi quello dovrebbe essere un floor del prezzo del petrolio. Sopra, diciamo, se ci sono questo rallentamento, appunto la domanda non dovrebbe incrementare più di tanto. L'unico problema è proprio l'effetto geopolitico. Ok, grazie, grazie Diego. Beh, ovviamente se avete altre domande scrivetele, poi magari le riprendiamo a fine, diciamo, webinar, se ovviamente ci sarà tempo. Jacopo, insomma, Diego ci ha dato tantissimi spunti. Voi siete un emittente che fate tantissime cose, quindi diciamo siete in grado poi di fare proposte un po' su tutti i fronti. Diciamo, perché può essere interessante il certificato? Beh, perché se abbiamo detto che l'anno prossimo comunque ci sono diversi elementi di incertezza, no? Perché geopolitici e non solo, sicuramente avere dei prodotti, avere anche ovviamente dei prodotti non direzionali, non strettamente direzionali, può aiutare, no? Come ad esempio possono essere i cash collect, da affiancare a prodotti invece direzionali, tipici, no? Del consulente, del mondo della consulenza, ma anche ovviamente dei privati. E quindi a questo punto ti dico, vediamo magari insieme qualche soluzione che ovviamente tiene conto delle idee che ha dato, di investimento che ha dato Diego. Avete delle proposte da farci vedere? Assolutamente, intanto direi lo strumento come al solito si adegua a quelle che sono le esigenze del mercato. Ne parlavamo anche nell'ultima puntata con Diego, non è semplicemente una scelta andare di esposizione pura su un determinato titolo, su un determinato settore, ma anche un possibile affiancamento, perché un payoff asimmetrico Esatto. aiuta il portafoglio in situazioni dove il rendimento degli asset class tradizionali non lo troviamo. E quindi di fatto, e lo ripeteremo all'infinito, il certificato non è un'alternativa all'esposizione pura, ma un affiancamento e un posizionamento strategico per andare a efficientare la location complessiva. Quindi noi, come ben sai, come ben sapete, non ci muoviamo esclusivamente sui settori su cui riteniamo ci possa essere più upside. Non ci esponiamo da quel punto di vista, ma curiamo tutte le nostre missioni di modo che ognuno abbia la sua scelta. Motivo per cui in tutte le nostre ultime missioni andiamo a ritoccare quei punti che Diego ha toccato. E quindi, non so se state vedendo il mio Io schermo in sì, questo io vedo, momento. vedo. Ok, andrei semplicemente a farvi vedere intanto il nostro nuovo sito. Nella sezione ispirazione potete trovare tutte quelle che sono le nostre ultime idee. Ecco, per esempio, scorrendo così potete vedere che abbiamo toccato il tema Giappone e mi fa piacere che Diego più o meno la pensi come i nostri portfolio manager che hanno voluto spingere su questa tematica, ma in realtà inizierei sulle tematiche, sui settori su cui Diego ha praticamente focalizzato l'attenzione e andrei sulla nostra ultima missione facendo un appunto iniziale. Quindi cos'è questa ultima emissione? Abbiamo lanciato 18 prodotti, abbiamo lanciato
tanti prodotti perché invece che lavorare sui basket che tipicamente utilizziamo come sottostanti, siamo andati a lavorare singolarmente. Quindi sappiamo che l'imprevedibilità e l'aleatorietà di un basket worst off in situazioni di mercato che sono leggermente più difficili da leggere può essere un indicatore di rischio cui gli investitori e i consulenti fanno particolare attenzione. Avevamo un po' di carenza da questa parte della gamma e quindi siamo andati a rinfoltirla con un'enorme emissione di singoli sottostanti. Singoli sottostanti, ripeto, 18 che vanno a lavorare bene o male su tutti i settori. Ora, all'interno di questa emissione possiamo andare a trovare quelle che sono le tematiche di cui parlava Diego. Mi viene in mente, eventuale taglio di tassi potrebbe favorire la tematica e il settore delle utilities. Per esempio, il primo che trovo è questo singolo sottostante Cash Collect Certificate con barriera, certificato molto, molto tradizionale. Abbiamo quindi una barriera posizionata al 60% del prezzo di riferimento iniziale, lo potete vedere dalla scheda prodotto che raccoglie tutti i dettagli del prodotto, quindi un importo bonus con frequenza trimestrale di 2 euro per un totale di un 8% annuo. Abbiamo la possibilità di autocall da luglio 2024, quindi l'abbiamo posizionato dal nono mese rispetto all'emissione, una barriera, come dicevo, al 60% del prezzo strike, una distanza alla barriera che in questo momento è del 42-82%, questo significa che Engie è salita rispetto al prezzo di riferimento iniziale, ecco, è salita, ma è salito anche il prezzo. In questo momento stiamo vedendo uno spread un po' largo e mi lamenterò Ah, no, non è uno spread largo, il mercato è ovviamente chiuso. E questo è un riferimento che prendiamo, apriamo lo spread post chiusura, ma in maniera fittizia. Il mercato è chiuso, lo stavamo vedendo nel pomeriggio, il prezzo ask alle 17:30 era di 101,20. Deve esserci in questo momento un errore. Comunque, per tornare sulla tematica prodotto, abbiamo lavorato su singoli sottostanti. Questo è un esempio per andare a toccare il tema delle utilities, ma come potete vedere andiamo bene o male a toccare tutte quelle che sono le big cap europee e mondiali, perché lavoriamo sul settore energy, pharma, automotive, quasi luxury, con Porsche, Amazon, assicurativo, Ho lusso. visto Abbiamo anche fatto. Total, quindi ad esempio Sì. anche lì se uno volesse lavorare sul petrolio, considerando un po' quello che ha detto Diego, quindi di un petrolio tendenzialmente in laterale comunque, no? Più o meno, però Diego correggimi, ad esempio anche questa potrebbe essere una soluzione, ad esempio. Ed è esattamente lo stesso identico prodotto, quindi quello che cambia da prodotto a prodotto può essere la barriera, che su sottostanti leggermente più volatili abbiamo abbassato al 50%, e ovviamente il rendimento. Come potete vedere, ci muoviamo in un range che va tra il 7,4% su base annua con Porsche, fino ad arrivare, li abbiamo ordinati proprio per rendimento, fino ad arrivare a Tesla, che con una barriera al 50% da singolo sottostante arriva ad offrire un 12,4 su base annuale. Un dettaglio che ci terrei a precisare, con un singolo sottostante rispetto a un basket eliminiamo una componente di rischio che non va sottovalutata, a mio avviso. E lo notiamo nelle preferenze degli investitori, l'abbiamo notato che year to date i singoli sottostanti sono stati i prodotti più scambiati, ecco, volevamo partecipare anche noi e dare la possibilità a chi ci sceglie come emittente e chi ci dà fiducia di andare a selezionare il proprio sottostante per diversificare strategicamente la propria esposizione, come dicevo in apertura. Non si tratta di una soluzione che vada a sostituire l'esposizione, Certo. o almeno non solo, perché poi esistono anche strategie, mi viene in mente sottostanti che hanno corso parecchio. Ora abbiamo lavorato anche su Nvidia, per esempio, mi viene da utilizzare Nvidia come esempio, un sottostante che non è, che dire che ha corso parecchio forse è anche un eufemismo. Ecco, l'idea di uscire da un'esposizione pura su Nvidia dopo che ha corso così tanto e andare a switchare su un certificato a capitale condizionatamente protetto che consente di avere un 10% annuo fin tanto che Nvidia non perde più del 50%, potrebbe essere
un'altra strategia, non so che ne pensate. Quindi dice una strategia di equity substitution, quindi andare a sostituire la direzionalità con, dico, estraggo comunque valore, il mercato alla fine rimane abbastanza positivo su queste società qua, no? Penso, Diego, magari ci puoi aggiungere qualcosa, però appunto continuare a estrarre valore, ma non essere più direzionale andando a mettere una barriera comunque al 50, quindi un dimezzamento del titolo. Sì, direi di sì, sicuramente interessante, ad esempio vedo qui anche questa su ArcelorMittal con tutto quello che ha sofferto parecchio e che in realtà se ipotizziamo che la Cina riprenda e effettivamente andiamo a vedere che i metalli industriali stanno recuperando parecchio perché l'aeronautica ad esempio sta salendo, eccetera, effettivamente sostituire chi magari ha in portafoglio il titolo che sta soffrendo e che è un profilo che non dà particolare dividendo con un certificato di questo genere, hai la protezione, hai il tuo cedolone, direi che strategia sicuramente che si può utilizzare. No, questa è l'idea, la finalità con cui ci siamo mossi, ecco, andare sul singolo sottostante, lo ripeto, perché poi andare sui settoriali, lavorare sulle correlazioni, anche quello può contare, ma le correlazioni lasciano a volte il tempo che trova. E quindi avere la possibilità di fare una strategia uno a uno con un'esposizione che si ha già all'interno del portafoglio era una buona idea dentro la nostra testa e abbiamo lavorato su questi 18 sottostanti che si vanno ad aggiungere poi alla gamma che avevamo già lanciato da tempo invece sui sottostanti italiani che hanno sempre avuto una buona copertura, Certo. soprattutto per quello che è la preferenza degli investitori italiani. Sappiamo quanto prediligano i titoli di casa. Senti, premi fissi hai qualcosa di interessante, che è anche quello, perché se parliamo di, diciamo, visto i mercati sui massimi, possibile un po' di magari di volatilità, eccetera, i premi fissi hanno doppia funzione. Da una parte, appunto, sei sicuro che il premio lo prendi, perché là, il premio è fisso, quindi non è condizionato, e dall'altra, però, tu mi insegni. Anche la struttura stessa, no? È meno, cioè, è un po' più resiliente alla volatilità, quindi diciamo anche quello aiuta il portafoglio perché tendenzialmente si muove meno di un normale cash collect, quindi doppia Assolutamente, colpa. perché secondo me, faccio una piccola parentesi, la Vai. cedola fissa è un po' sottovalutata come aspetto difensivo, perché in tanti preferiscono, no, l'ormai apprezzatissima opzione airbag, che è per eccellenza l'opzione di protezione massima all'interno del panorama dei certificati di investimento. A mio avviso, con le giuste condizioni, andare a lanciare di cedola fissa senza airbag, ma che vadano a lavorare su cedole particolarmente importanti, è una componente difensiva che per me ha lo stesso identico valore di un airbag. Proprio per fare un esempio numerico, prendiamo questo che mi sembra, dati alla mano, uno di quelli particolarmente interessanti proprio per il rendimento che tira fuori, ovviamente anche dalla componente dividendo delle società che compongono il basket. Sappiamo che i certificati si costruiscono con il dividendo dei sottostanti, quindi noi ci finanziamo così. Certo. Ovviamente più è importante il dividendo, più ci finanziamo noi, più riusciamo a trasmettere all'investitore in termini di rendimento. Ma avere un certificato come quello che ho preso ad esempio con una cedola su base annua del 12%, una durata di 2 anni, una barriera al 55%, lo riprendo qui, giusto per farvelo vedere, una barriera al 55%, eccola qui. Cosa significa? Significa che avendo una cedola non condizionata agli eventi che toccano i sottostanti, qui, anche se i sottostanti mettono segni di performance particolarmente negative che li spingono sotto questo 55%, quindi performance negative peggiori del meno 45% dall'emissione, qui vengono pagati 24 euro di cedola, indipendentemente da quello che succede sui sottostanti. Ora, se io faccio un esempio stupido, i sottostanti mi vanno sotto barriera, un sottostante mi va sotto barriera, mi fanno un meno 60% dall'emissione, io a scadenza, per la caratteristica di tutti i certificati condizionatamente protetto, andrò a prendere esattamente 40 euro se il nominale è a 100, perché meno 60% riporto la performance sul nominale del certificato, meno 60%, meno 60 euro,
40 euro di rimborso, ma a questi 40 euro di rimborso non dobbiamo dimenticarci che andranno aggiunti 24 euro di premi incondizionati, quindi 40 euro di rimborso più 24 euro si va a 64. E qui stiamo parlando di un prodotto su Banco BPM Intesa UniCredit. Se lavoriamo su basket con sottostanti più volatili, riusciamo ovviamente ad offrire cedole più alte, e cedole più alte vanno a corrispondere di fatto a un cuscinetto di protezione aggiuntivo, che secondo me in tutto e per tutto è paragonabile alla protezione offerta da un'opzione airbag. In questo caso, quindi, stiamo parlando di un cedola fissa 12% annuo, BPM Intesa San Paolo UniCredit, una barriera al 55%, e i premi vengono pagati indipendentemente dall'andamento del sottostante. Qui, per restare sul settore bancario di cui parlava Diego, e mi trova d'accordo sul ragionamento fatto sui tassi, perché mi aspetto un taglio, ma non mi aspetto che i tassi tornino a zero in 2 sedute. Certo. E senti, invece tech di questo tipo hai qualcosa? In questa emissione abbiamo lavorato settoriale su basket, e ovviamente provando a coprire tutti quelli che sono i settori, ora li scorriamo. Ecco, in questo caso abbiamo un Chip. semiconduttori, e se non sbaglio dovremmo avere anche, eccolo qua, invece più un FANG Fang, esatto. che prenderei, Meta, Apple, Alphabet. In questo caso abbiamo una cedola annua del 10%, nel caso dei semiconduttori la cedola annua arriva al 14%, quindi ragionamento di prima, 28 euro di premi incondizionati, quindi non collegati alla performance dei sottostanti. Per Che il barriere resto, hanno questi? Quindi In questo caso siamo sul 60 e 60% e sul 60, 60% quindi anche per i meno semiconduttori. 40. Ok. E, senti, invece, voi siete sicuramente forti sui tracker, no? Storicamente, forse siete l'emittente, anzi senza forse, più forte su questo. Allora, ti volevo chiedere, Giappone, visto che Diego ci ha parlato un po' del Giappone, so che voi avete lanciato un tracker appunto nuovo sul Giappone, ma può essere sicuramente un modo per puntare su questo paese, quindi vediamo un po', spiegacelo un po' bene come Sì, funziona questo prodotto. intanto ci troviamo proprio, non tanto io, ma il nostro team di ricerca e analisi, anche quantitativa, che si è occupato del suggerimento della tematica che poi viene valutata e su cui tutti lavoriamo poi per portarlo in versione investibile facilmente per gli investitori italiani. Quindi le nostre ricerche sono di fatto allineate a quanto riferito da Diego. Ovviamente abbiamo un'economia in Giappone che cresce più del previsto, siamo arrivati a un 6% anno su anno. La performance dell'indice non la menzioniamo, ma è di fatto, se eliminiamo la Grecia, il secondo indice che year to date ha performato meglio. Ecco, ci tenevamo a proporre qualcosa in ottica di diversificazione, perché lo sai, Michele, ne abbiamo parlato spesso, quello su cui puntiamo quando lanciamo prodotti di questo tipo, stiamo parlando di repliche lineari di un indice sottostante. Nel caso specifico stiamo parlando di uno strategic certificate, quindi un certificato legato all'andamento di un indice che viene gestito attivamente dai nostri portfolio manager. Ecco, lo prendo al volo, giusto per chiarire qualche dettaglio sul prodotto. Quindi non esistono barriere, non esistono cedole. L'indice sottostante è un indice di performance, quindi quando le società che sono inserite all'interno del paniere, selezionate da Vontobel Asset Management, staccano dividendo, i dividendi vengono reinvestiti al netto della tassazione. Quindi di fatto tutto è incluso nella performance, motivo per cui si chiamano indici di performance. Abbiamo lanciato questo prodotto perché, come tutti i nostri strategic, di fatto la gran parte dei nostri strategic certificate punta alla componente satellite del portafoglio, quindi in ottica diversificazione. Abbiamo notato quanto faceva presente Diego, cioè che l'economia giapponese, prima di tutto, non la coprivamo nemmeno con gli indici tradizionali. È un'economia in controtendenza, soprattutto a livello di politica monetaria. È un'economia che esce da un periodo buiissimo di circa 29 anni. Stiamo piano piano riavvicinandoci a
quei massimi, se prendiamo come riferimento il Nikkei, farei vedere velocemente un grafico, stiamo ragionando su una politica monetaria completamente in controtendenza rispetto a quello che succede negli altri paesi. Ma contestualmente è una politica monetaria che sta cambiando anche internamente, perché dal 2016 c'è una forte politica di fatto di controllo della curva dei rendimenti sui titoli, quindi con acquisto di titoli di Stato per mantenere di fatto i rendimenti dei titoli di Stato intorno allo 0%, forte lotta all'inflazione. In questo momento, come diceva Diego, invece si gioisce nell'avere un po' di inflazione. Quindi questa politica in controtendenza sta riportando un'economia in crescita, sta attirando capitali, e volevamo proporre di fatto al mercato italiano uno strumento con cui investire su aziende selezionate dai nostri portfolio manager in Giappone. Quindi arrivo direttamente alla conclusione dicendo che all'interno di questo indice sottostante noi utilizziamo un approccio quantitativo multifattoriale. Di fatto lavoriamo sulla qualità delle azioni, quindi andiamo a vederci i bilanci, il momentum, i volumi e la capitalizzazione di mercato. Con questo approccio multifattoriale facciamo una selezione di massima, dopodiché il nostro team di ricerca va a fare la selezione definitiva e li inserisce all'interno del paniere sottostante. Questo paniere sottostante viene ribilanciato periodicamente con discrezione, perché di fatto, essendo uno strategic, è un altro nome per actively managed certificate, quindi un certificato gestito attivamente. Questa gestione viene impacchettata in un codice ISIN che è scambiato sul Selex di Borsa Italiana, che potete acquistare in euro con un indice quotato in dollari, quindi espone l'investitore a rischio cambio. Si paga una commissione su base annua dell'1,20%, e come dicevo in apertura, è un open end con reinvestimento al netto dei dividendi. Un'alternativa per sfruttare l'onda del ritrovato entusiasmo sul mercato giapponese che ci mancava e che a mio avviso mancava anche nel panorama del segmento in Italia. Ok, direi quindi una tipologia di prodotto anche per appunto insomma, non essere proprio sul Nikkei, no? Ma una strategia di investimento sul Giappone già di un certo tipo, quindi attiva, quindi interessante come prodotto. Vedo che anche il prodotto quota ancora sulla pari, vabbè che sui tracker in realtà poco conta in realtà, no? Perché siamo direzionali, pure che stava a 105, se immagino che possa salire. In realtà non dobbiamo limitarci su questo aspetto. Io ho risposto a qualche domanda, magari come breve intermezzo, anche se siamo un po' avanti, però se siete d'accordo, magari può servire anche a chi ci ascolta. Diego, ci hanno fatto una domanda sull'America Latina, cioè dal punto di vista dell'azionario potrebbe essere un'opportunità per il 2024, visto che siete già appunto espressi positivamente sul Brasile, preferite puntare solo sul Brasile oppure allargare anche agli altri paesi dell'area, visto l'Argentina o altri, insomma, cioè, come, tu in breve cosa gli dire, gli risponderesti? Ma allora, diciamo che in realtà noi tendiamo a investire su, diciamo, paesi Stati Uniti, Europa, Giappone, Cina. Sud America non sono un grande fan del Sud America. Ma adesso abbiamo appena avuto queste nuove elezioni in Argentina. Cambia completamente, se riesce a fare quello che vuol fare, lo scenario pro dollaro, pro Stati Uniti. Abbiamo visto molto che sia il mercato obbligazionario si è mosso in questi giorni. Potrebbe essere una scommessa, però diciamo presa con le pinze, perché andrebbe approfondita meglio dal punto di vista molto politico, quali sono tutte le possibilità e lo sviluppo del paese. Per il resto, in realtà, non ho grosse, diciamo, grossi idee di investimento su questo settore, quindi non mi esprimo.
Sì, comunque è un mondo un po' complicato, poi si fanno mille strategie, poi alla fine appunto, no? Succede il casino che succede di solito, sei punto da capo, sono paesi un po' particolari Sì, comunque. allora si può performare bene comunque concentrandosi su questi Esatto. 4-5 Diciamo, quantomeno piccole quote del portafoglio, ecco, come suggerimento, insomma, non esagerare mai con questi paesi qua. Tra l'altro, Jacopo, poi sono andato in fissa sul cubo di Rubik che è sul sito, che io mi diverto a farle, quindi l'abbiamo visto ero lì che me lo guardavo, già mi stavo immaginando. per lasciarvi lì, per ipnotizzarvi. Assolutamente, fatto bene. Senti, ultima domanda, dai, prendiamoci, chiedo ancora 5 minuti di tempo ai nostri amici ascoltatori, perché? Siamo arrivati ormai a fine anno, sappiamo che il tema della compensazione fiscale rimane un tema di grande interesse, sappiamo che, allora, io lo dico sempre e lo ripeto anche qua e sono sicuro che Jacopo mi darà ragione. Mi raccomando, se avete delle, diciamo, da compensare minus che potete programmare negli anni, meglio tutta la vita usare i prodotti che ad esempio ci ha fatto vedere lui, quindi The Cash Collect, classici, magari Low Barrier o premi fissi spettacolare, perché comunque il premio fisso va a compensazione, sono sicuro di prenderlo, quindi sono sicuro di compensare, e quindi riesco a fare tutto al meglio. Quindi si possono fare dei portafoglietti proprio di prodotti a premi fissi. Però alcuni invece hanno l'esigenza di compensare già quest'anno, no? Perché magari hanno minus che sono in scadenza quest'anno. Lì lo strumento principe, almeno per i certificati, ma direi in generale, quindi vi tocca passare da lì, è il Maxi Cash Collect, no? Quindi sicuramente quello ci aiuta parecchio. Allora, magari per chiudere, ti chiederei: faccene vedere uno, faccelo vedere uno Sì, ma bello, guarda, proprio diciamo, e perché li vediamo abbiamo cosa avete. lasciati settimana scorsa. Eccoli, Ah, guarda. Ah, ecco, no, qui perfetto. settimana scorsa, ieri. Ah, ecco, quindi a noi proprio di Abbiamo zecca. 21 novembre 2023 e stavolta ne avevamo già altri che dovranno staccare a dicembre, ma all'interno del nostro sito è possibile reperirli tutti. Abbiamo aggiunto ulteriori tre proprio per dare l'ultima chance, l'ultimissima Questi quando chance, pagano? perché Che data di in pagamento questo hanno loro? caso lo vediamo insieme, ne aprirei uno. Per esempio, in Sì. questo caso stiamo parlando di un maxi cedola 16% Tenaris Moncler Stellantis UniCredit, si compra sotto la pare. In questo momento così facciamo anche vedere una cosa che non facciamo vedere spesso. Aprendo le condizioni definitive, possiamo accedere quindi Ctrl F record al calendario delle record date. Ecco, la prima record date 21 dicembre 2023, quindi andiamo a guardare che sia un giorno lavorativo. 21 dicembre 2023 è un giovedì, Giovedì. Ecco, significa che l'ultimo giorno utile per acquistare è martedì 19. Quindi chi compra entro martedì 19 ha diritto incluso ad a un diritto, no? incluso, sì, entro chiusura, ha diritto a questa maxi cedola del 16%, quindi 16 euro, che tra l'altro è l'incasso di questa cedola. Pur rimanendo con memoria, è facilitato dal fatto che abbiamo posizionato una soglia bonus al 10%, quindi a meno che uno dei titoli non perda il 90% nei prossimi 20 giorni, questa cedola verrà staccata, di fatto quasi incondizionata. Direi che se uno di questi titoli perde il 90 abbiamo un problema. Abbiamo altri problemi. Abbiamo qualche grosso, è scoppiata qualche guerra brutta. Speriamo di no, anche perché manca alla fine manca un mese. Quindi. Va bene, dai, allora io direi che ci siamo. Ci chiede, no, vabbè, poi rispondo in privato. Allora sì, ok, un po' di risposte le ho date ovviamente in privato mentre parlavate. Dai, perfetto così. Allora, grazie Jacopo Approfitto, approfitto Michele, poi hai Vai dato la tua pure, vai pure. disponibilità, do anche la mia disponibilità, quindi nella sezione contatti ci trovate il numero verde gratuito, ci trovate tutti i giorni. Questa è la mail per chi non avesse urgenza, 800 798 693, team italiano, rispondiamo in italiano, siamo qui per questo, per darvi spiegazioni su tutto. Io grazie Michele, grazie Diego per il tuo sempre prezioso contributo e buona serata a tutti. Beh, tanto avremo modo di rivederci sicuramente per altri webinar, però appunto se faccio. Chiudimi la. Mi puoi chiudere questa così faccio vedere solo la slide dove ho tutti i nostri indirizzi. Se riesco, ecco qua. Ok. Mi confermate che lo vedete, tanto qua avete
tutti, anche quello di Jacopo. Quindi vedete le varie mail, non fatevi problemi, insomma, scrivete pure a me. Poi, nel caso, sono io che vado a sentire il collega più esperto sulla tematica e cerchiamo sempre, insomma, di darvi risposta. Quindi, grazie ancora a tutti che siete rimasti anche collegati fino all'ultimo. Grazie Diego, grazie Jacopo. Avremo modo di rivederci ancora. Buona serata a tutti. Grazie mille, Grazie buona a serata. tutti, buona serata.